andiamo a questa prima finale dell'anno. Negri, Venturi, Mormolini, stecca davanti, sì, stecca terzo, Mormolini quarto, Serini quinto, poi il campione italiano Giancarlo Amatori, quindi Robicolla, poi Fabio Bada e Compri in ultima posizione. Questa la posizione delle vetture alla partenza, andiamo a seguirci direttamente tutta la gara di questi 7 giri con Davide Negri che ha trovato il lo punto esatto. Robicolla va a capotarsi, ma va, pensavamo che riuscisse ad andare sulle 4 ruote, probabilmente fatto un minimo tocco. Io l'ho detto che per la macchina nella maniera nostra assolutamente Robicolla ha toccato per conto suo, sta uscendo tranquillamente con i propri mezzi, tranquillamente un po' meno 8 secondo terzo posto si traduce in testa e buchi come i vecchi tempi a quelle buche. Mancano le porte che fa nera, nera, una bandiera nera, una bandiera nera, è a sportellato colla, entra buono e contro col passo, che numero? Bandiera nera per il numero 181, vale a dire Fabio Bada, che l'ha vista ed è già andato in parco chiuso, ok. Bandiera nera per Fabio Bada, che probabilmente noi non abbiamo, stavamo seguendo il resto della competizione, non abbiamo visto se è stato lui a toccare, presumiamo che sia per via del ribaltone. Ma lì col salto è difficile, Robicolla. Negri intanto, occupiamoci di questo in questo momento, Negri che ha un 46,72 giro precedente, dietro 46,9 è davanti a Venturi che in seconda posizione, in terza abbiamo Stefano Serini, poi Aspetta Ricecca in quarta, Oliviero Mormolini in quinta questa volta, si va a cimentare non nel reddito da solo, intanto attenzione a Peter Stecca. Stecca con dei problemi, quindi problemi per Stecca, vediamo che alle spalle di Negri, Venturi, Serini, Mormolini, Amatori, poi Peter Stecca che chiaramente ha dei problemi non indifferenti, tempo 47.00, continua a girare nell'ambito di 3-4 decimi, un po' di più, un po' di meno, se la cava bene Davide Caterpillar Negri, intanto il potente Serini, Oliviero Mormolini che va a spazzolare a dritta manca, questa volta deve confrontarsi spalla a spalla con gli altri, per quanto normalmente per quello che riguarda Maggiora con il rally show, questa mi pare che sia la prima volta in cui lui va all'attacco della pista insieme a tutti gli altri, a questo punto lascia un varco bello largo per il campione italiano Giancarlo Amatori che lo infila, mentre intanto Davide Negri sta martirizzando la gara in questo momento, eccolo qua, 46.702, miglior tempo di due giro fino a questo punto, siamo a due giri dal termine con Teo Venturi in seconda posizione, quindi Serini in terza, in quarta posizione siamo a vedere se Giancarlo Amatori giunge davanti a un giro, poi con il giro del traverso. Poi si è ripreso Peter Stecca, forse qualche problemino a livello di elettronica, molto probabilmente perché quando ci sono questi cambi improvvisi di reazione delle vetture,
dovrebbe trattarsi di problemi non di origine strettamente meccanica, ma più di origine elettronica. Andiamo a vedere all'inizio del ultimo giro, 46.671, sta imprimendo un ritmo notevole ancora in questo giro, nuovo record per lui, ecco, viene in questa finale, nessuno vicino, nessuno più bianco. 46-47, tutti oltre i 48-49, grandissimo attraverso il salto dell'Oliviero nazionale, poi Peter Secca alle sue spalle. Siamo ormai, siamo alla bandiera scacchi, in vista poi delle ultime due finalissime di giornata, bandiera scacchi pronta per Davide Negri, Caterpillar, grande prova per lui, 47.6 tranquillamente, buona prova, seconda, ottima prova anche per Teo Venturi che si classifica secondo, Terini che questa volta non ha fatto serinate, quarta posizione per il campione italiano Giancarlo Mattori, quinto, e ci sembra ruota anteriore sinistra forata per Oliviero. Oliviero Borgo.